Bentornati su Leggendo con Tulu, sono Oliviero e oggi parliamo di un libro che è Lucifero la bambina, Ethel Manning. Ora ne parlo. Allora, parto da un paio di cose che non vado a spiegare troppo la vita di Ethel Manning, anche se quella è una storia, niente male, ma la trovate tutto quanto un resoconto all'interno nella prefazione di Lucifero la bambina, o potete cercare. Però sappiate che era una donna che non è esattamente figlia dei suoi tempi, nel senso che sotto certi aspetti ha avuto una vita un po' tremenda proprio per com'era e per certe sue scelte. Ok, in un contesto che era la prima metà del Novecento, quindi la gente non era molto aperta mentalmente. Bene? Questo è importante perché questo libro trasuda questo tipo di idea, mentalità e vissuto. Bene? E in questo testo ci sono un sacco di cose che si percepisce che Ethel Manning con la mente era molto più avanti, proprio perché molti, molti lo dicono. Sotto certi aspetti lo penso anche io, sotto altri forse no, però molti riferiscono che questo libro potrebbe essere stato scritto oggi, ok? Ed è vero, cioè, a parte lo stile di scrittura è molto moderno, in realtà non ha quegli stili un po' antiquati. Ed è assurdo perché, visto le tematiche che comunque c'hanno dentro dell'esoterismo, c'hanno dentro tutto quanto anche delle brutture umane dell'ambiente londinese, uno penserebbe che a quei tempi molti di quei testi, soprattutto quando andavano un po' sul versante soprannaturale, no? E quindi erano un po' intrattenimento, non letteratura generale, diciamo, ma erano qualcosa di un pochino più specifico, andassero un po' a perdersi nelle descrizioni barocche, così proprio per trasmettere un senso di sporco o comunque voler trasmettere questa sensazione di com'era l'ambiente tramite un sacco di descrizioni o volteggi di parole. Ethel Manning non lo fa. Ethel Manning riesce a scriverti un testo che tu passi il tempo a sentire il fango del terreno, a sentire lo sporco delle pareti. L'acqua del fiume non del tutto cristallina che ti passa davanti, cioè tu riesci a percepire lo sporco di quei tempi, ma allo stesso tempo riesci anche a vedere un ottimo quadro e un'ottima istantanea di com'era la vita a quei tempi, senza stare a fare descrizioni che fanno da spiegone, ma con brevi descrizioni. Presentazione dei personaggi senza però andare a parlare troppo di ceto sociale o situazione sociale, tranne in alcuni casi, ma lì è proprio una questione che te lo spiegano perché giustamente alcuni tipi di persone e situazioni erano tipiche di quel periodo o di quell'ambiente, però riesce a farti una narrazione che ti trasmette queste foto continue di quel periodo storico che è prima della Seconda Guerra Mondiale. In una maniera che è fantastica perché non te lo aspetti. E con questo titolo, poi qualcuno si aspetterebbe qualcosa che è o horror o estremamente esoterico. In realtà ha una componente esoterica. Horror non particolarmente, è molto sul piano esoterico, però allo stesso tempo non è quello centrale, perché quello centrale sono le persone, la loro psicologia, il loro modo di vedere le altre persone e come vivono un contesto sociale. La bambina parte con Jenny, che è nei boschi. Durante una gita scolastica ha deciso di allontanarsi perché non le andava di stare dietro ai suoi compagnetti e alle maestre perché voleva vedere un po' la foresta. Si perde nei boschi, ma viene salvata da un uomo con addosso delle corna che si toglie, le mette sull'albero e la chiama strega. E dice: "Ok, buongiorno. Questo straniero che forse potrebbe essere qualcuno di particolare, che potrebbe essere un angelo o era un angelo ed è caduto
ed è diventato Lucifero, giustamente, oppure potrebbe essere chiunque, ed è quello uno dei misteri che ti tengono incollato. Io non potevo fare a meno di leggere in maniera avida ogni parte in cui compariva lo straniero. Jenny poi è una ragazzina giovane, è una bambina che vive in una zona non propriamente agiata o comunque molto povera ed è quella che c'è chi definirebbe un ragazzaccio, chi definirebbe semplicemente Jenny, come viene detto qui. Cioè, lei corre, si sporca, è tutto molto dura, molto glaciale con le persone, soprattutto quando se la prendono con lei. Perché lei vuole essere libera, lei vuole la libertà di fare quello che le pare, vuole incontrare le persone che vuole e non si vuole sentire legata. In tutto questo poi c'è anche tutto un enorme contesto di lotta, diciamo, per la sua anima, metto le virgolette perché è tutto a discrezione di chi legge, per una lotta per la sua anima, per chi diventerà nel futuro. Perché un'altra cosa che viene comunque messa è l'aspettativa verso le nuove generazioni, l'aspettativa soprattutto per gli irrimediabili. Jenny non è facilmente recuperabile, tutti quanti la considerano col sangue cattivo, difficilmente che riuscirà a fare qualcosa. C'è chi vuole invece che possa fare qualcosa, vuole redimerla, ma secondo i propri valori. E non sono quelli che interessano a Jenny. A Jenny interessa tutt'altro. Ed è suscettibile, o non lo è, dipende dai punti di vista e da come lo si legge, a certe cose semplicemente perché o ne fa parte oppure semplicemente promettono una libertà maggiore. Lucifero, comunque, Satana e il video andrà malissimo perché sto dicendo queste parole, probabilmente, ma questo tipo di personaggio viene indicato come il male, ma è anche il libero arbitrio secondo altri tipi di prospettive, no? Ed è uno dei punti chiave anche di questo libro, il libero arbitrio, la possibilità di fare quello che si vuole. Non importa se qualcuno lo vede in maniera positiva o negativa, il fatto è che deve essere una scelta, deve essere la grande libertà di poter scegliere e di concedersi anche qualcosa per se stessi, e questo libro ne parla. Questo libro parla di un sacco di cose, e allo stesso tempo ti dà una trama di rette lineare che tu arrivi alla fine e dici: maledizione. Anche perché poi vuoi tornare indietro a leggerlo di nuovo, perché ci sono un sacco di cose che creano mistero, ma quando si arriva alla fine non hai più l'idea del mistero, ma è il voler tornare indietro per cogliere quei dettagli con una prospettiva diversa, che possono rendere anche molto più intrigante un testo, proprio perché una volta che l'hai letto, non è il ok, ho avuto le risposte a posto. No! E no! Perché il punto è che non ti dà le risposte univoche. Ti dà delle risposte, mentre dall'altra parte ti ha dato altre risposte e sei tu a dover decidere come hai deciso di leggere tutto il testo. Perché Ethel Manning, mannaggia Ethel Manning, ha scritto un testo che in base a chi lo legge cambia. Perché se tu lo vuoi vedere con un'ottica molto più aperta, lo vedi in un certo modo e quando ti arrivano le risposte finali non ti cambia nulla, perché tu l'hai voluto leggere tutto con una prospettiva molto più aperta e molto più, diciamo, in linea con un certo tipo di percorso che c'è dietro. Se invece l'hai voluto tenere con un'idea della più chiusa, poi ci sono terminologie precise, però che è un po' troppo spoiler perché sono grossi, bei dialoghi di questo libro, comunque con un pochino un po' più chiuso. In quel caso, quando arrivi alla fine, ti dà una risposta, ma non sempre può combaciare con tutti gli elementi, perché in certi casi sono state dette certe frasi che fanno pensare in una direzione, ma sono state dette altre che fanno pensare in un'altra direzione, e in questo caso c'è chi direbbe la verità è nel mezzo, non proprio, non proprio. Non è proprio nel mezzo, è un po' sparsa così. Ethel Manning ha preso un sacco pieno di soluzioni, risposte, domande e le ha buttate così, no? Tipo il grano, così. E
E noi siamo così, lì, siamo lì a prendere ogni spina, prendere un pezzo e cercare di capire. Mentre il contadino sta chiedendo: ma che ci fai nel mio campo? Perché sei qui? Tu è passata Ethelmannin che ha lanciato roba. No, è il mio campo, non è Ethelmannin, e non so cosa sei qui. Vai via. Mentre tu ancora ti stai chiedendo perché hai letto sto libro, perché continui a ragionare su quale fosse il finale, qual era il senso. Straniero, allora, voglio risposte, eh? Jenny, come una figlia sei per me, e per questo io in certi casi mi sono arrabbiato con te, da altre parti ero felice per te, ma non ho ancora capito esattamente qual era la tua idea di libertà, per quanto so che sei riuscita a raggiungerla in maniera anche un po' criptica per chi legge. È un testo che è assurdo e io vi consiglio di recuperarlo e leggerlo per avere una vostra opinione, una vostra idea. E il punto è che c'è chi potrà dirvi che è sbagliata, c'è chi potrà dirvi che è giusta, ma il punto è che questo libro riesce a fare in modo che voi abbiate un'idea che è vostra e spiega molto come voi volete percepire l'intero mondo, l'idea di libertà e l'idea di scelta delle persone. Io l'avevo letto perché pensavo parlasse di una ragazzina che diventa strega e invece mi ha aperto un mondo. Santo cielo! Ethel, Alcatraz, perché mi avete fatto questo? E leggetelo e capirete anche voi. E allora, sono 430, sì, 440, 444 pagine circa. E scorrono che una meraviglia, soprattutto quando vi mettete nell'ottica del ok, Ethel, stupiscimi. E ci riesce veramente, tanto, troppo. Forse prima o poi me lo rileggo sto libro per rivederlo un attimo in un'altra chiave. E in più ti insegna quali sono le festività delle streghe. O comunque quelle maggiori, che non sono solo dei sabba, ma erano anche le festività per le stagioni. Sì, se si esplorano un po' le cose si finisce anche in dei rabbit hole. Questo libro ha tutto. Leggete Lucifero la bambina. Fidatevi, date retta a zio leggendo con Cthulhu e leggetevi Lucifero e la bambina, leggetelo, leggetelo. Io non ho paura a leggere altri Alcatraz, mo. Ho paura perché Malpertuis, abbiamo visto com'è andata, o Malpertois per dar fastidio a Max di Alcatraz. Lucifero e la bambina, questo qui. Io ho paura del resto del catalogo perché so che mi faranno lo stesso effetto. E ho paura. Però questo è Jimbo, comunque vi ho dato dei libri che leggete e scegliete voi qual è la trama, quindi prossima volta libro game quasi. E niente, cioè è un testo che ti entra qui e non puoi fare a meno di ragionarci. E quando ne parli con altre persone, la domanda che non posso farvi perché spoiler, ma c'è una domanda che sicuramente verrà a tutti, del chi è quel tale personaggio per te? E poi anche un confrontare indizi, ragionamenti e tutto. È un libro che ti fa parlare del libro e non solo della trama e dei personaggi, ma proprio di tutto quanto quello che c'è dietro, tutta l'idea dietro. Ed è bellissimo! Fermo subito perché sarebbe un ripetersi di quanto è bello, quanto è criptico e quanto ti entra. Sto basta. E chiudiamo qui. Vi consiglio caldamente Lucifero la bambina di Ethelmannin, pubblicato da Alcatraz, agenzia Alcatraz. Ricordiamo sempre, queste copertine stupende sono basate su quelle di Marabou. Ve ne andate a cercare Marabou, copertine, mettete Marabou copertine, e guardate poi quelle di Alcatraz. E vedete che bel lavoro che ha fatto Alcatraz. Alcatraz è brava. E con questo è tutto. Grazie mille per aver visto il video. Spero che stiate già comprando Lucifero la bambina. Se non lo state facendo, iniziate pure. Guarda, vi metto in descrizione il link per comprarlo, no? Perché proprio dal sito di Alcatraz. Così mi rovino. Perché mi rovino? Per nessun motivo, neanche mi pagano. Quindi, questo è tutto. Grazie mille. Comprate Lucifero la bambina, leggete Lucifero la bambina e ci vediamo per la prossima recensione. Ciao!